Oh, adesso abbiamo proprio un colore interessante, cerchiamo di tenerlo ancora un pochino. Eccolo qua. Questo video è sponsorizzato da JLC PCB, un'azienda specializzata nella produzione di circuiti stampati, che con tariffe bassissime permette di ricevere PCB di ottima qualità in pochi giorni. Potrete ordinare al costo di soli 2 dollari 10 prototipi, con un tempo di produzione di soli 2 giorni. Ciao a tutti e benvenuti in laboratorio. Come sempre, prima di iniziare, un saluto a due nuovi sostenitori del programma Patreon. Ciao a Francesco C e a Giussimo89, che tra l'altro ha un canale di YouTube che, se non avete visto, vi consiglio di andare a guardare. Un grande grazie anche a Marco Valleggi, MWVblog, che nella saga MIVAR Back to the Future Parte 2 mi ha sottoposto uno schema da analizzare. E abbiamo trovato effettivamente un condensatore elettrolitico che in quella posizione lì deve avere un ESR bassissimo, quindi veramente molto basso, perché altrimenti si scalda immediatamente. Veniamo al video di questa sera. Questa è la parte 2 dello ZWS 4 kW, o meglio, il progetto originario recita 4 kW, ma da quello che abbiamo visto in parte 1 non sembra che ci possa arrivare facilmente. In questo secondo episodio andremo a risolvere o comunque migliorare gli aspetti bloccanti della parte 1, cercando di portarlo su in potenza a livelli decorosi. E quindi buona visione! I più attenti di voi, come Super Hero ad esempio, si sono accorti che questo schema contiene degli errori ed in effetti credo che si tratti di una versione provvisoria che non corrisponde poi col circuito stampato che abbiamo visto. In particolare, ad esempio, vedete che questi MOSFET e questi non sono collegati al source, quindi dobbiamo sicuramente tirare un filo qui per far sì che anch'essi contribuiscano alla nostra risonanza. Quindi abbiamo questo errore e poi notiamo altre piccole imperfezioni grafiche come un punto, un pezzettino di filo e così via. A parte questo, comunque, il principio dello ZWS è conservato. Una prima modifica che voglio fare è quella sulla bobina di lavoro, perché questa l'ho presa in prestito dall'altro induction heater commerciale, che vedete che ha due estremità di lunghezza diversa, quindi questo vorrei mantenerlo con il suo ZWS originale e ne vorrei costruire una un pochino più grande con più spire, e quindi abbasserò la frequenza di lavoro e anche un diametro superiore, in modo che poi possa eventualmente accettare anche dei crogioli per fondere metalli. Allora mi procuro questo cavo da climatizzatore, che è un 3 ottavi in classe 1. Ovviamente dovrò togliere tutta la parte di rivestimento e utilizzerò solo il tubo di rame. La lunghezza minima che ho trovato è quella pari a 3 metri, costo circa 27 euro. Un ringraziamento ai patrons perché con il loro contributo ho provveduto ad acquistare questo tubo. La cosa bella con un tubo di rame di questo spessore è che si lavora bene a mani nude, quindi si riescono a realizzare le curve. Ovviamente passandoci del tempo con precisione si può fare un lavoro più preciso di questo, ma per cominciare a fare le prove andrà bene. La nuova bobina utilizza 3 metri del tubo di rame e sono state realizzate 10 spire con un diametro interno di 8 cm. L'induttanza misurata è 5,60 microhenry. Ovviamente questa è una misura approssimativa, ma è decisamente un'induttanza superiore alla vecchia bobina, in quanto abbiamo aumentato il numero di spire e soprattutto l'area della bobina. Dopo aver potenziato le piste che portano la forte corrente di extra risonanza, sono cominciati a saltare fuori i guai su i MOSFET. In particolare c'è un MOSFET che si è già rotto due volte, questo qui. E andando a guardare la forma d'onda, se vi ricordate, trovavo una forma d'onda che non era perfettamente sinusoidale. Il che mi fa pensare che queste due bobine in ingresso, che sono delle bobine di blocco, e vadano in saturazione, ed in effetti, ragionando su il numero di spire e il nucleo, considerato la corrente che dovranno portare al regime, mi sembrano un po' sottodimensionate.
Affrontiamo ora il problema della possibile saturazione di questa bobina. Sappiamo che una bobina avvolta su toroide, come in questo caso, ha una curva di magnetizzazione che esprime l'induzione magnetica misurata in Tesla rispetto al campo magnetico misurato in ampere metro, con una curva che compie poi un ciclo di isteresi. Ma ad ogni modo, fino a certi valori di corrente magnetizzante, quindi di campo magnetico, abbiamo che l'induzione segue in maniera grosso modo lineare secondo la permeabilità del materiale mu che rappresenta poi la pendenza di questa curva. A un certo punto però si entra nella zona di saturazione, ossia all'aumentare del campo magnetico l'induzione comunque rimane bassa e quando avviene questo la corrente assorbita da questa induttanza non è più quella di un'induttanza, anzi questa qui comincia a non essere più un'induttanza. E può provocare quelle curve e distorsioni che abbiamo visto. Quindi la forma d'onda, se vi ricordate, non era sinusoidale, ma cominciava ad avere delle piccole barbette. A noi interessa fissare un certo valore di induttanza, e nel caso di nuclei in ferrite può essere calcolata come un coefficiente AL per il quadrato del numero delle spire. E sappiamo anche che l'induzione magnetica è data da mu, che è la permeabilità che stiamo considerando, per il numero di spire per la corrente diviso 2πr, dove r è il raggio del nostro toroide. Dunque, se vogliamo fare in modo di mantenere un'induzione più bassa a parità di corrente, possiamo calare il numero delle spire o potremmo aumentare anche la sezione del nucleo. Direi di perseguire questa seconda strada e quindi andrò ad utilizzare un'altra bobina identica, andando a mettere i due nuclei praticamente appaiati e avvolgere le spire su questi due nuclei. In questa maniera potremmo permetterci un'induzione più bassa a parità di corrente e stare più lontani dalla saturazione. Ho recuperato altri due nuclei identici a questi qui, sempre da degli alimentatori switching che erano guasti. Ora devo svolgere le 18 spire che abbiamo su queste due bobine e avvolgerle sul doppio nucleo. Siamo passati da 18 spire su singolo nucleo, 55 microhenry, a 10 spire su doppio nucleo, misurati 33,2 microhenry. La seconda bobina viene rilevata con 33,2 microhenry, quindi praticamente identica. Ho installato le nostre bobine Monster. Come sempre, bisogna limare il filo perché altrimenti fa fatica a entrare sulle pad. Quindi, un'altra modifica che faremo sul circuito stampato sarà di sicuro allargare le pad. Ho montato il nostro bobinone e adesso siamo pronti per dar tensione. Ho anche tolto il MOSFET che si era guastato, quindi in realtà saremo solo con tre colonne. Questa volta teniamo sotto controllo la tensione con l'oscilloscopio direttamente sulla bobina di lavoro, ma ricordiamoci che la massa di questo alimentatore, che adesso utilizzeremo per prova, deve essere separata rispetto alla massa dell'oscilloscopio, se no andremo a fare molti guai. Quindi in questo momento il mio alimentatore in continua è alimentato da trasformatore di isolamento, quindi completamente separato dalla massa del nostro oscilloscopio. Facciamo il primo test a 12 volt, stiamo assorbendo 1,2 A, 15 watt. Andiamo a vedere la forma d'onda. La forma d'onda registrata ai capi della bobina è perfettamente sinusoidale. Questo significa che i nostri MOSFET sono integri e non abbiamo nessun tipo di saturazione. Stiamo registrando una frequenza di 40 kHz con un valore RMS di 28,8 V a fronte di un'alimentazione di 12 V. Questo primo test abbiamo alimentato con 12 volt, abbiamo assorbito 1,27 A e quindi una potenza di 15 watt. La tensione misurata sulla bobina è di 288 volt RMS. Per calcolare la corrente che circola nella nostra bobina, calcoliamo il modulo dell'impedenza della bobina, quindi 2πfL, dove F è la frequenza. 6,28 per 40.000 per 5,6 microhenry. Ci danno un modulo di 1,4 ohm che su 28,8 volt applicati portano una corrente di circa 20 A.
Ora aumentiamo la tensione di alimentazione e teniamo sotto controllo la forma d'onda sinusoidale e l'assorbimento. Siamo circa a 20 volt, una cinquantina di watt, siamo ancora perfettamente sinusoidali. Andiamo su fino al massimo di questo alimentatore, che praticamente è circa 30 volt, eccoli qua. Con 30 volt applicati, 3.4 ampere assorbiti, 104 watt. Tensione ancora perfettamente sinusoidale. Proviamo ora a inserire un corpo ferromagnetico. Vedete che la potenza è schizzata a 170 watt, corrente assorbita 5.6, però la forma d'onda è ancora bella sinusoidale, tutto ok. Si comincia a sentire un po' di caldo e anche un bel fischio. Quindi adesso piano piano questo corpo dovrebbe andare in incandescenza. Si è già annerito. La frequenza si abbassa leggermente, ma di pochissimo. Passiamo da vuoto, qua siamo a 40.2, se inserisco andiamo a 39.8. La cosa bella rispetto all'altra volta è che i dissipatori sono completamente gelati e infatti quindi l'altra volta confermo che il problema era della saturazione delle bobine che si facevano lavorare male e i MOSFET lavoravano malissimo. Qua siamo veramente freddi, come dovrebbe essere, perché comunque siamo a 170 watt rispetto a un setup con tutti questi MOSFET in parallelo. Per alimentare questi ZWS sappiamo che è critica la sorgente di energia. In questo caso ricorro a questo alimentatore Emerson 48 volt 2900 watt, quindi dovremmo avere abbastanza corrente in uscita. Diamo tensione e teniamo sotto controllo la forma d'onda. 230. Alimentatore parte, eccolo qua, 124 volt RMS, perfettamente sinusoidale, la frequenza sempre di 40 kHz. Ripetiamo la prova a vuoto tenendo sotto controllo la corrente assorbita sulla 48 volt. In realtà la tensione di uscita è un po' più alta di 48. Accendiamo, partenza l'alimentatore, beh, neanche tanto, 7 ampere assorbiti. Inseriamo una vite, la corrente si alza, 10 ampere, 11, 12 e effettivamente comincia a fumare, vedete il fumino? Portiamola all'incandescenza. La corrente intanto si aumenta un po', ecco che comincia a scaldarsi. Oh, finalmente vediamo un bel colore arancione, eccolo qua, perfetto, direi che l'induction heater funziona. Quindi in questo momento abbiamo circa 13-14 ampere sulla 50 volt, quindi grosso modo 700 watt. Ecco qua, siamo riusciti tranquillamente a portare in temperatura questa vite. Avete visto che l'amperometro è andato a fondo scala, quindi c'è stato un momento che avevamo 40 ampere forniti e quindi è successo sicuramente un guaio al nostro circuito. Andiamo a vedere cosa si è rotto. I dissipatori sono tiepidi, questo è un po' più caldo, quindi probabilmente è qua il problema. Allora ragazzi, in realtà niente di drammatico, Si è semplicemente staccata questa pista ramata che, se vi ricordate, nella prima puntata avevamo dovuto inserire perché le piste non possono assolutamente reggere la corrente. Considerate che adesso avevamo 100 volt RMS sulla bobina, quindi circa 83-85 ampere, e quindi con questo calore la saldatura è praticamente venuta via e si è aperto bruscamente il circuito. Poi è anche vero che sulla 48 volt abbiamo visto una sovracorrente, ma credo che se andiamo a fare i collegamenti potremmo ripartire.
La sfiammata che ho visto penso che sia dovuta al fatto che questo era collegato, la saldatura ha mollato, a questo punto è rimasta la pista che, se vi ricordate, è insufficiente e infatti vedete che ha mangiato tutta la solder, si vede il rame esposto con dello sbruciacchiato. Ho ripristinato la saldatura con molta abbondanza qua sui punti di aggancio e poi ho ripassato anche questa. In effetti, in questo tipo di soluzione, la temperatura può portare allo scioglimento della saldatura. Siamo ritornati operativi e ho fatto prima la prova a 12 volt, nessun problema. Reinserisco la mia vite. Io tengo sotto controllo corrente e forma d'onda. La forma d'onda direi che è buona. Quindi sinusoidale, corrente circa 8 A. Andiamo a vedere il riscaldamento. Allora adesso magari tolgo anche la luce, così si vede un po' meglio. Eccolo. Ecco che comincia. Tutto tranquillo, eh. Qua abbiamo 8 A assorbiti sulla 50 volt in ingresso. Sì, funziona proprio bene. Oh, adesso abbiamo proprio un colore interessante, cerchiamo di tenerlo ancora un pochino. Eccolo qua. Punto debole è sempre questo, per aumentare la contattazione ho grattato il solder e ho saldato direttamente sul rame, e stando molto abbondante. Vediamo se tiene. Siamo di nuovo operativi, allora proviamo con questo che è decisamente un po' più grande, quindi pinza e vai. Forma d'onda sempre bella sinusoidale, correnti i soliti 10 A. È una questione di tempo, adesso dobbiamo aspettare un po'. Bene, sono contento di come sta lavorando questo induction heater. Infatti, da quando abbiamo messo le bobine con nucleo aumentato, non abbiamo mai più avuto problemi sui MOSFET. I MOSFET non si sono mai più rotti. Quello che è continuamente successo è l'interruzione del cammino di corrente ad alta corrente per temperatura. Infatti, o si è sciolta la saldatura o si è staccata la pista. Comunque, sempre criticità in questa zona, dove ovviamente la corrente, abbiamo visto, raggiunge anche gli 80-90 A. La tensione di lavoro abbiamo visto che è di circa 120-130 volt RMS con una 48 volt in ingresso. Con l'impostazione di oggi, quindi, abbiamo raggiunto una potenza di quasi 800 watt, che è stata sufficiente per portare in incandescenza anche un bello spessore come questo. Chiaramente ci è voluto un po' di tempo. Ora, se si vogliono fondere metalli con l'utilizzo ad esempio di un crogiolo, e quindi in questo caso la corrente necessaria sarà veramente superiore, bisogna risolvere questi problemi di connessione e probabilmente cominciare a pensare a un sistema di raffreddamento per questo tubo. L'alimentatore in ingresso Emerson 48 volt 2900 watt, invece direi che va bene, perché anche in caso di sovraccarico avete visto che nonostante andassimo a fondo scala a 40 A, l'alimentatore non faceva una piega. Con questi oggetti in potenza bisogna andare su piano piano, quindi per passi progressivi. E con questo finisce il video di questa sera. Come sempre, se il video vi è piaciuto, vi è stato utile, un bel pollice in su, io vi saluto. Ciao e alla prossima!